Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre con il microfono e la cam accesi. Allora, stanotte voglio raccontarvi, voglio partire raccontandovi una cosa che è successa oggi a Venezia. E ve la racconto perché spiega bene quello che stiamo diventando, noi come persone, anzi quello che siamo diventati. E il perché, secondo me, l'umanità, tra virgolette, non ha speranza, mettiamola così. Allora, oggi a Venezia, come in altre città del centro-nord Italia, c'è stato un temporale fortissimo all'una. Ok? Fatalità, ero là e vabbè, ho cominciato a veder volare tutto, eccetera, eccetera, ma non è questo che voglio raccontarvi. È iniziato con una pioggerellina leggera, dopo tutto d'un tratto, un temporale fortissimo, sono cominciate a volare cose, alberi sradicati, però ripeto, in tante città sono successe cose, ma veramente in tante, ho visto macchine distrutte, anche cose molto gravi, con morti. Hanno fatto un video, di questo temporale fortissimo, l'hanno girato. Chiaramente, perché ormai si fa un video per tutto. Cosa è successo a Piazza San Marco? In questo video si vedono praticamente tutti gli ombrelloni dei bar, dei caffè e le sedie volare, ok? E si vedono i camerieri che rincorrono questi ombrelloni, che cercano di chiuderli, eccetera, eccetera, eccetera. I commenti che ci sono sotto a questo video fanno capire le persone, fanno capire quello appunto che siamo diventati. Il commento più gettonato era del tipo: si sapeva che ci sarebbe stata una tempesta perché erano aperti gli ombrelloni, svegliatevi, cazzi vostri, una cosa del genere. Quando iniziano una frase con si sapeva, oppure con era letta, o cose del genere, in tutti gli ambiti, dallo sport a cose molto gravi, io mi incazzo sempre, perché è facile parlare dopo. Dopo è facile dire si sapeva perché è stata fatta una cosa del genere. No, non si sapeva manco per il cazzo. Non si sapeva, semplicemente. Certe cose semplicemente non le sai. Succedono all'improvviso. È come la famosa acqua alta del 2019. Sono cose che non sono prevedibili, capitano. E l'ultima cosa di cui uno ha bisogno sono i giudizi dopo. Dicevano si sapeva, il meteo l'aveva detto. A parte che il meteo ne dice tante di cose. Io tutta questa estate che dico, che vedo il meteo e dico dovrebbe piovere, non sta piovendo, dovrebbe piovere, cosa vai a fare? Chiudere tutto? Cioè, uno deve anche lavorare e loro stavano facendo il proprio lavoro. Dopo c'era chi diceva i camerieri, ma come diceva una cosa del tipo: ma perché sti camerieri cercano di chiudere gli ombrelloni? Andatevi a riparare, chi cazzo ve ne frega, siete anche stupidi, cazzo ve ne frega, dicevano. La cosa buffa è che dopo, se magari nessuno andava a chiuderli, questi ombrelloni, cercava almeno di chiuderli e partivano colpendo qualcuno, ci sarebbe stato chi avrebbe detto sicuramente: perché non c'era nessuno che chiudeva le cose? Non si possono lasciare aperte, bisognava chiuderle. Quindi parti fregato in partenza. Altri commenti del tipo erano: ma perché c'erano gli ombrelloni in piazza San Marco? Bisognerebbe levarli a priori. Ma il business, per il commercio si fa tutto. Perché ci sono? Perché se non ci fossero la gente protesterebbe, ok? Cioè. Dopo c'era chi diceva: va bene con quello che costa un caffè, con quello che costa l'acqua, con tutto quello che costa mangiare là, c'è problema se li ricomprano in 2 secondi. Venezia è troppo cara. Se uno vuole, c'era chi diceva, c'erano anche dei commenti come a dire:
Volete il commercio, volete il business, allora sono cazzi vostri. Insomma, i commenti erano tutti più o meno così, ma vi giuro che la maggior parte erano così. E in mezzo a tutti questi commenti ho trovato qualcuno che ha detto: forza ragazzi, forza tosi. Uno che non giudica, che augura semplicemente buona fortuna, cercare un minimo di per dopo. Questo è uno dei pochi commenti sensati che ho trovato. Uno che non giudica, che dice: cazzo, è successo, speriamo che anche altri hanno detto una cosa del genere. Però veramente sono pochi rispetto a chi non ha fatto altro che trovare polemica, che cercare polemica, che dire la sua, senza sapere chiaramente nulla. Però l'importante è dire la propria, farsi sentire, dire qualcosa, ripeto, senza sapere niente, l'importante è dire. Il problema è che i commenti che sono stati fatti a questo video, chiaramente cambiando soggetto, complemento e cose del genere, vengono fatti praticamente identici in tantissime cose, soprattutto quando una persona magari passa un brutto momento e le persone invece di capire, invece di cercare di provare empatia, danno dei giudizi. Quando magari stai passando un brutto periodo, un brutto momento, le persone ti dicono: vabbè, ma oh, te la sei cercata. Cioè, hai fatto un certo tipo di vita, e allora sono cazzi tuoi. Oppure c'è chi dice: saranno mica problemi questi. Ah, perché anche sui video, appunto, della cosa di Venezia c'era chi diceva: sì, ok, però vediamo anche in altre città i danni sono stati peggiori, non lamentatevi. Questa cosa qua anche si può trasportare tranquillamente in altri problemi. Quando tu gli dici qualcosa, loro ti dicono: ehi, saranno mica problemi questa cosa qua. Ai tempi miei non avevi mica tempo per essere depresso, per stare male, per piangere. Perché piangi? Non serve a niente piangere. Fatti vedere uomo, fatti vedere forte. Questo ti dicono. Ed è per questo che tante persone, oppure dicono, quando magari succede l'irreparabile, tutti a dire: ma si sapeva che sarebbe finita così. Perché a parlare dopo sono sempre bravi, a dire si sapeva, a dire era letta, a dire nessuno ha fatto niente. Però prima sono bravi solo a criticare, a dire che certi tuoi problemi personali non sono un problema vero. Certe cose che ti succedono sono sciocchezze e di svegliarti. Svegliatevi. Quante volte mi hanno detto svegliatevi? Ti devi svegliare. Come se una persona che sta male non avesse provato a svegliarsi da quel limbo in cui vive, da quella terra di mezzo dove ogni giorno è una condanna. Il problema è che ormai la gente non è, ha solo voglia di parlare, solo voglia di giudicare, solo voglia di dire la sua, senza sapere niente, senza cercare di capire realmente come vanno le cose. Ormai è tutto una critica, è realmente tutto una critica. E personalmente penso, sono certo, che sarà sempre peggio. E buonanotte.